Signora Ministro, come lei sa, nei giorni scorsi il Presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua ha parlato anche per quest'anno di una restituzione di somme percepite indebitamente per quanto concerne la 14ª erogazione ai pensionati a basso reddito, riguarderebbe 200.000 persone. Insisto sul basso reddito perché, come lei sa, si tratta di persone che hanno un reddito calcolato nel 2007 di 8.504 euro annui, ai quali dà diritto questa 14ª. Noi chiediamo in primo luogo se nel confronto previsto con le parti sociali il governo è intenzionato a suggerire una procedura di ampio dilazionamento dei tempi per questa restituzione, per non incidere in modo oneroso nei confronti di questi pensionati. In secondo luogo, se eventualmente si può ipotizzare un'esenzione totale o parziale per coloro che hanno commesso errori nell'ordine di poche decine di euro. E in terzo luogo, se si può dare il via ad un cambiamento dell'autocertificazione attraverso un più sollecito scambio di dati tra le diverse amministrazioni al fine di non Grazie. incorrere in questo Grazie. problema. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero ha facoltà di rispondere, prego. Ringrazio l'onorevole Damiano e gli altri interroganti per l'occasione che mi dà di diciamo fare chiarezza su un problema di rilevanza sociale, dato che si tratta della richiesta di restituzione di somme modeste a pensionati dai redditi molto bassi. Peraltro sottolineo come questa sia non soltanto un atto dovuto, ma un atto ricorrente, perché da quando è stata istituita la 14ª il meccanismo è tale per cui l'INPS provvede alla liquidazione, segnalando peraltro nelle lettere che manda agli stessi pensionati che ricordiamo che il diritto a ricevere tale importo sarà verificato sulla base della dichiarazione dei suoi redditi definitivi per il 2008 e quindi necessariamente la verifica del reddito, dei limiti reddituali avviene ex post. Tutto questo porta tutti gli anni a richiedere indietro somme indebitamente erogate da parte dell'INPS sulla base della norma. E negli anni passati il dilazionamento delle somme veniva normalmente fatto in 5 mesi. Quest'anno le persone che risulterebbero avere percepito indebitamente la 14ª sono circa 200.000 su una platea di 3 milioni e mezzo. In considerazione, questo sì che è un elemento di novità, in considerazione del fatto che viviamo momenti difficili e che quindi i pensionati possono essere la parte più debole di una generale sofferenza in cui una larga parte della popolazione si trova, l'INPS ha deciso di dilazionare la restituzione dovuta, quindi non cancellabile, su 12 mesi. Ma io stessa ho chiesto all'INPS se non era il caso di rivedere, magari diluire ancora di più, la restituzione. Ho anche chiesto all'INPS, che peraltro si deve confrontare con l'amministrazione finanziaria dello Stato, di vedere se è possibile accorciare i tempi, perché per quanto i limiti della verifica siano nei tempi stabiliti dalla legge, che sono di 5 anni, e qui stiamo parlando di una verifica su 3 anni, ho chiesto proprio per la sgradevolezza di vedersi richiedere somme, di richiedere la restituzione di somme dopo 3 anni, ho chiesto che fossero accorciati. L'INPS ha promesso che farà tutto il possibile e ha chiesto sotto questo profilo anche un maggiore coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate. Da parte del governo c'è c'è la sensibilità e anche l'impegno, ma ovviamente l'atto è dovuto e quindi si tratta soltanto di essere generosi rispetto alle Grazie. modalità. Onorevole Lenzi, all'onorevole Lenzi è affidata la replica, prego. Ministro, la ringrazio per la risposta e mi sembra l'accento di attenzione che lei ci ha voluto mettere. Le devo dire che però,
12 mesi di dilazionamento ci sembrano un po' pochi. Quando noi chiedevamo un sostanzioso dilazionamento pensavamo a tempi più lunghi, peraltro si fa in altri settori, nei rapporti con le agenzie delle entrate, eccetera, quindi si tratta di adeguarsi a cose che possono essere facilmente ottenute dilazionando in un tempo più lungo. Sono stati 200.000 quest'anno, erano 185.000 l'anno scorso. Bisogna che ci chiediamo dove intervenire perché questo non si ripeta più. Non è accettabile che si scarichi quelli che sono errori spesso dell'amministrazione o dei CAF, perché non è il pensionato quello che va a fare la pratica, vengono scaricati poi sul cittadino pensionato. Ma mi permetta, noi vorremmo proprio che si riflettesse su una possibilità reale di esenzione per chi almeno è tornato adesso in condizioni di povertà estrema. Noi stiamo parlando di pensioni minime nei confronti delle quali pochi euro fanno la differenza. Quindi se apprezziamo lo sforzo, chiediamo anche un passo in più. Grazie. È la volta delle interrogazioni.